Appassionati sportivi ed amanti dell'ippica, buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione del nostro talk show che parla esclusivamente dello straordinario animale chiamato cavallo. Anche questa sera ci saranno degli ospiti veramente di spessore del nostro settore ippico. Vado subito a presentarli, è un piacere averlo di nuovo in studio con noi, è il vicepresidente della Federnat, nonché grande appassionato del mondo del trotto e anche del cavallo ed è Alessandro Andreoni. Buonasera Alessandro e benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per lo spessore, ma andiamo avanti così. Bene, bene, grazie a te per essere qui con noi. Accanto a lui un fantino che è un amico della nostra trasmissione, come tutti gli altri fantini che ci conoscono o quantomeno seguono il nostro programma. E quest'oggi è venuto qui proprio per testimoniare anche che cosa vuol dire la pericolosità che c'è nel fare il mestiere appunto di fantino. E parlo di Gabriele Bedolini. Buonasera Gabriele. Buonasera a tutti. Il tutto perché? Perché purtroppo hai un braccio rotto, come potete vedere, per una caduta al tondino, no, Gabriele? Sì, all'uscita del tondino di presentazione di Roma, la cavalla che montavo ha voluto esibirsi in un tuffo con rovesciata. Peccato che c'ero io sopra, era molto bello. Grazie di essere qui con noi, parleremo logicamente anche di questi problemi che accadono per il mestiere del fantino, dell'allenatore, dei professionisti per quanto riguarda l'ippica. Dall'altra parte dello studio è veramente un piacere averlo di nuovo qui perché ormai si è abituato a stare davanti alle telecamere, era presente anche a un'intervista a Rai 3 e parlo di Marco Oppo. Buonasera Marco, benvenuto. Buonasera a tutti, attenzione a Simona Ventura perché le presenze televisive aumentano, quindi per i telegatti ci sarò anch'io. Anche perché dopo mi sembra la tua presenza che c'è stata la scorsa settimana qua, noi come sapete andiamo in registrata il giovedì, il venerdì hai fatto due primi alle capannelle, mi sembra dai tempi che montava tuo padre non li facevi. No, non è facile, insomma, non abbiamo un numero di cavalli così ampio. Siccome domani corrono di nuovo tre cavalli, quindi insomma sono venuto di corsa proprio per vedere di bissare. Bene, bene. E accanto a lui la voce autorevole del nostro giornalista, giornalismo ippico, e parlo di Giuseppe Moscuzza. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera, saluto a tutti. E allora andiamo subito a vederci il nostro sommario. Mito dell'equitazione nazionale, Raimondo Dinzeo, grande uomo di sport e cavalli. Buona la prima per la riapertura del galoppo ad Agnano, pista in condizioni eccellenti. Il Bretagne, prima delle quattro classiche di avvicinamento al Grand Prix d'Amérique, siglata da Alain Duval. Qualifica alla finale del Grand Criterium 2013 a Torino e Napoli, vinte da Speciales, Symphony Rock, Spinello Jet e Sirena d'Asolo, nell'ordine. Nel fine settimana ippico si ferma il trotto nazionale per ammirare il tradizionale Palio di Montegiorgio, giunto alla 25ª edizione. Veramente tanti argomenti questa sera da trattare, ma è doveroso il ricordo di questo mito della nostra equitazione, ma più che altro del nostro sport. E parlo di Raimondo Dinzeo. E qui vorrei fare intervenire Alessandro Andreoni, che sicuramente ricorderà le gesta di questo campionissimo e di questo personaggio, i fratelli Dinzeo. È stata bellissima la battuta del fratello Piero al funerale e ha detto anche qui è voluto arrivare primo lui perché il fratello Piero ha 90 anni e invece Raimondo ne aveva 88. Alessandro. Ma io in proposito ho un ricordo personale, non essendo un ragazzino, nella mia attività di giornalista mi occupavo al Giornale d'Italia anche del concorso ippico di Roma, che in quell'epoca durava 7 giorni ed era una gara dietro l'altra, addirittura 2 al giorno. E a un certo punto, come giovane cronista, giravo intorno a tutti quelli bravi, nella speranza di avere qualche dichiarazione, qualche indicazione. E ricordo la disponibilità, la gentilezza di qualcuno che era già molto importante, e però si occupava anche della parte del lavoro di chi avrebbe raccontato poi quello che accadeva lì. Ed è stato per un paio d'anni, abbiamo ogni anno, non dico che era un appuntamento, ma insomma io gli dicevo: ma lei si ricorda di me? E lui: sicuramente, non ti preoccupare, dimmi cosa vuoi sapere. Ecco, la grande persona che si occupa della piccola persona, già quella era indice di qualche cosa che non sempre si trova.
Anche il Presidente della Repubblica ha fatto un messaggio, un comunicato appunto di ricordo di questo straordinario personaggio, ma anche come uomo di sport, Giuseppe. Che cosa volete dire? Era uno degli italiani più grandi del secolo scorso, e la sua figura è enorme. Quando c'erano i fatti a cui prima faceva riferimento Sandro, lui era già olimpionico. Si sembrava allora che la generazione di allora si imbatté in quattro campioni come Mancinelli, i fratelli Dinzeo, Vittorio Orlandi. E sembrava che ogni anno si aspettasse, come quando vennero fuori Di Biasi e Cagnotto, dice, ma come solo argento, no? Perché vincevano dappertutto tutti, ma poi dopo abbiamo scoperto che si può stare anche per decenni e decenni senza fare un piazzamento in una Coppa delle Nazioni, senza fare un piazzamento in un Gran Premio Roma o in qualche torneo internazionale. Invece questo veniva tutto facile per i grandi fratelli e noi purtroppo ce li siamo dimenticati per troppo tempo, salvo poi riscoprirli proprio quando era troppo tardi. Un'ultima considerazione, ecco, proprio a riguardo... Posso dire una cosa? Sì, prego Alessandro. Cioè, oggi io seguo oramai molto poco l'equitazione, ma oggi mi sembra che ci sono i cavalieri che o per loro possibilità economica o per capitale di chi li sostiene, prendono e comprano dei cavalli con i quali poi gareggiare. E i Dinzeo se li facevano. Cioè Raimondo ha avuto due grandissimi cavalli di cui tutti quanti ricordano il nome, creati da lui. E questo significa, è un po' come succede, non so, nella disciplina che adesso per la quale sono qui stasera, è come quando nel trotto non c'è solo il catch driver che arriva, sale su e vince, ma c'è l'allenatore che comincia da Puledro a domare un cavallo e arriva a guidarselo lui in corsa. Ecco, anche questo è un aspetto particolare di questo nostro mondo. Ecco, io volevo fare un'ultima considerazione facendo intervenire anche Marco Oppo. E purtroppo anche il presidente Malagò l'ha dichiarato appunto alla Camera Ardente esposta, aperta al CONI il giorno prima del funerale, ha detto probabilmente ci siamo un po' dimenticati di questi personaggi, di queste persone che hanno fatto lo sport italiano. Dico Marco Oppo perché Marco Oppo è un allenatore che spesso e volentieri il papà è proprio... dedito al mondo delle siepi, no? Viene dal mondo delle siepi, siepisti, e parecchie persone dell'equitazione, poi Dinzeo frequentavano parecchio all'interno, specialmente l'esercito, i carabinieri, facevano parecchie corse per quanto riguarda gli ostacoli. Marco, un tuo ricordo dei Dinzeo e dell'equitazione all'interno anche dell'Ippica? Sì, io ho avuto la fortuna di effettuare il servizio militare come ufficiale alla scuola di cavalleria. E ricordo con piacere tutti e due i fratelli Dinzeo frequentare e anche altri colonnelli e generali molto bravissimi frequentare i campi di Tor di Quinto e dimostrare anche in età avanzata tutta la scuola italiana e la bravura che purtroppo in questi ultimi anni vedo sta un po' svanendo. Sicuramente lasceranno un vuoto non solo legato al fatto di non averli più, ma legato al fatto di non avere le prospettive di averli, che forse è peggio, perché insomma l'ippica italiana in senso assoluto, il cavallo in Italia, sappiamo avere una storia e un'importanza incredibile, e in questo momento la cosa peggiore è che non lo abbiamo adesso e forse lo abbiamo perso, quindi insomma riprendere d'accordo. La strada per recuperare non sarà facile. Allora a questo punto io direi però di tornare dopo il doveroso ricordo a parlare di Ippica. C'è stata la riapertura dell'ippodromo di Agnano, qui coinvolgerei Gabriele Biodolini, anche perché sicuramente con il fratello avrà parlato il primo cavallo che ha vinto sulla pista di Agnano, la nuova riapertura del galoppo, è stato un vostro cavallo, purtroppo non montato da te a causa dell'infortunio, Kitten Lady, e quindi al debutto tra parentesi, e quindi può dirci qualcosa di più. Mi sembra che l'ippodromo è stato presentato in grande spolvero. Guarda, io non c'ero quel giorno là purtroppo, perché insomma ero impegnato in altre situazioni però ecco, i miei colleghi e anche mio fratello mi ha detto che l'ippodromo è molto bello, la pista è tenuta in maniera perfetta. Quel giorno poi per noi è andato tutto bene, perché debuttava questa cavallina, la sorella di Kit on the Run, che l'altro anno ricorderete tutti, era imbattuto e ha vinto il Criterium di Pisa,
è andata molto bene. Perciò io mi auguro che tutto prosegua così, perché Napoli è un impianto molto importante sia per quanto riguarda il trotto che il galoppo. Perciò sono molto molto felice di questa riapertura. Gabriele, su queste immagini io ti vorrei chiedere, appunto, tu hai avuto questi infortuni, ora sarai fermo fino a dicembre, se non vado errato, più o meno i tempi Ma sono questi. Sì, non lo so ancora precisi, vedremo come reagirà il mio fisico. Bene, ecco, io ti volevo chiedere, logicamente i professionisti rischiano tutti i giorni, in sella tra parentesi c'è stata anche una brutta caduta nel convegno a Marcello Belli, cogliamo l'occasione di augurargli un pronto recupero e appunto pronta guarigione. Ecco, io ti chiedo, bisogna migliorare qualcosa per quanto riguarda le sicurezze per voi professionisti? Sicuramente, insomma, stiamo facendo grossi passi avanti già con i caschi, con i corpetti, sono sempre attrezzature all'avanguardia. Normale che le piste, soprattutto per quanto riguarda i steccati, le gabbie, dovrebbero aggiornarsi sempre, come fanno tutto il mondo. Noi in questo siamo un pochino più arretrati. Questo è un mestiere molto pericoloso, ogni volta che se ne parla si sa che è uno di quei mestieri a altissimo rischio, noi lo sappiamo, siamo coscienti e quando succedono queste cose, come è capitato a me, la prendiamo con molta serenità perché sappiamo che fa parte del nostro mestiere. Marco Oppo, tu non hai corso con i tuoi cavalli nella prima riunione di Agnano, sicuramente ci andrai a breve, ecco, che impressione ti ha fatto la riapertura di questo ippodromo del galoppo? Ma l'ippodromo di Napoli è per gli addetti ai lavori romani del galoppo un'ancora di salvataggio incredibile, perché è un campo, una pista selettiva, una pista dove i cavalli si esprimono al massimo, con la dirittura lunga, è il terzo ippodromo in Italia ad avere la pista dritta e quindi insomma per noi era di vitale importanza, perché sappiamo che a Roma vengono a correre anche dal nord, a Napoli invece non sempre vengono, quindi insomma anche per i proprietari andare a Napoli e avere qualche avversario in meno in una pista selettiva è comunque un grande vantaggio, fermo restando che ha il suo valore al di là del fatto che non vengano dal nord, insomma è una pista talmente bella e selettiva, poi con un anno di riposo, che in questo momento la stavamo aspettando tutti con trepidazione. Giuseppe Muscuzza. No, nelle mille novità che propone la nuova gestione di Agnano c'è quella degli handicap, chi arriva prima c'ha il benefit, no? Sì, che è molto importante secondo me. Ce n'era una che lo stesso ritengo importantissima, che comunque ho trovato un po' contestata da qualcuno della vostra categoria, degli addetti ai lavori dei tesserati, che è quello del traguardo volante, dove quello del trotto, per trovare una distanza in più che manca a Napoli, 1250 se non vado errato, per motivi logistici, che è la distanza del 1250, si partirebbe a 1400, si arriva a 150 metri prima sfruttando il photo finish, diciamo, del volante del galoppo. Non sembrava che ci fossero problemi, perché terreno di lancio era lo stesso dei 1400, quindi non creava problemi, possibilità di decelerazione addirittura maggiori, perché c'erano 150 metri in più, eppure non ha incontrato. Allora sentiamo che cosa ne pensano Marco Oppo e poi giustamente Gabriele Biedolini. Marco. Io dico la verità, non faccio il fantino, quindi da allenatore avevo visto come un'iniziativa interessante quella del 1250 con il traguardo volante, proprio perché Napoli, i 1000 metri di Napoli sono un pochettino stretti, quindi insomma, forse neanche sono proprio 1000 metri, quindi il cavallo da 1200 di Roma a Napoli trovava difficoltà, perché la distanza subito successiva era il 1400 in pista grande, che in una giornata di terreno pesante come si trova d'inverno è un viaggio, non ci arrivano. Il 1250 equivaleva un po' a un 1250 pista piccola, perché poi tutto sommato addirittura è più corta, quindi lo vedevo come un'idea giusta. La cosa che probabilmente ha impaurito, se così vogliamo dire, i fantini è che è vero che la rampa di lancio per la curva è la stessa dei 1400, ma probabilmente l'andatura del 1250 forse è più sollecita rispetto al 1400 e quindi c'è quel pericolo. Però a questo proposito sicuramente Gabriele, che poi dovrà affrontarla quella distanza, ce ne dirà di più. Questa novità. Ma noi come fantini non siamo assolutamente contenti di questa iniziativa, come dicete voi. Sì, sicuramente mancava per cavalli da 1200, magari che 1400 erano lunghi, 1000 metri erano corti, però vista dal punto di vista della
della sicurezza e della reale, come si può dire, la corsa poco lineare, perché i parziali dei 1200 sono completamente diverse. Perciò succederebbe che già noi le partenze dei 1400, soprattutto con i due anni, partiamo a 200 metri, neanche da 150 dalla curva, e già metteva un pochino in difficoltà, con l'andatura di un 1400. Perciò con i velocisti che sono abituati magari a correre la pista dritta di Roma, imboccare la curva al massimo della velocità, perché tutti vogliono andare in testa nelle prime posizioni, perché vuole addirittura più corta, soprattutto con i due anni, fare dei parziali veramente forti i primi 100 metri e trovarsi subito con la curva. Magari i cavalli vengono da Roma abituati a correre sulla pista dritta. Secondo noi uno sfalzerebbe le corse, perché tutti vogliono andare in testa e a 9 volte su 10 vincerebbe chi ci riesce, e tre diventa veramente altissimo rischio. Allora noi pensavamo, per 150 metri di differenza tra i 1250 e 1400, vale la pena per poche corse e poi avere dei problemi di pericolosità, di sicurezza, di corse sfalzate? Secondo noi non valeva la pena. Non valeva la pena. Allora rimaniamo in tema galoppo, e sulle immagini del Sette Colli io farei intervenire Alessandra Andreoni, e logicamente dirà perché. Se parliamo di galoppo alle capannelle, parliamo di galoppo alle capannelle, perché le capannelle sono protagoniste in questi giorni per l'apertura del trotto all'interno dell'impianto della Via Appia. Sembrerebbe, notizia proprio di quest'oggi, che ci sarà un test a mano sinistra della pista, con decisione poi di correre il derby con le batterie appunto a mano sinistra, quindi a mano regolare. Beh, che dire, mi sembra che sia la vera grande notizia che cambia tutte le carte in tavola, perché c'erano tante riserve in termini di mano destra e mano sinistra. Il problema che si pone l'uomo dalla strada in questo momento, faccio l'uomo della strada, è a che punto sarà questa pista con il tempo che brutto che si è abbattuto su Roma, come anche naturale che a novembre. La domenica era bellissimo, fra poco vedremo la pista all'interno. Ma domenica si poteva fare il bagno pure a Napoli, dove sono andato a vedere i puledri. Quindi non è questo, sono pure due o tre giorni che pioggia si è aggiunta alla pioggia della settimana scorsa. Quindi penso che il poter correre a mano sinistra ponga fine a tutte le perplessità che c'erano prima. L'importante è che questi benedetti cavalli trovino una pista funzionale sotto tutti gli aspetti. Allora, prima di continuare su questo dibattito, torniamo alla parte tecnica, che c'è l'arrivo del Sette Colli, coinvolgerei Marco Oppo. Vince Over Get the Keys, un cavallo veramente importante in questo handicap, il Sette Colli, e batte Sole Marino, anche questo è un buon cavallo. E che prospettiva hanno questi cavalli del Sette Colli, Marco? Ma solitamente gli handicap principali per i due anni sono delle corse particolari, perché dare così tanti chili agli avversari è sempre difficile. Nursoli, no? Quando vince un cavallo con il numero uno, con tutti quei chili, nella maniera con la quale ha vinto Over Get the Keys, significa che è un cavallo molto buono, e almeno da listed, perché vincere prendendo la corsa di petto su quel terreno con 62 kg e mezzo lo fanno soltanto i cavalli molto buoni. Quindi, sei d'accordo, Gabriele? Parola per parola con Marco Oppo, perché ha lottato, ha tirato fuori una grinta, sembrava che dovesse perdere a 100 dal palo, e dando tutti quei chili per i due anni si sentono. Perciò il numero uno che vince una corsa del genere, secondo me potrebbe avere un buon futuro. Siamo un po' al bilancio dell'annata per il galoppo, Gabriele. Tu hai visto un po' tutti i puledri o quantomeno i cavalli che saranno protagonisti nella stagione 2014, qual è che ti ha fatto più impressione? Ma sai, adesso le carte in tavola ce ne sono talmente tante, sono stati puledri impressionanti finora, non è che c'è uno che mi ha fatto pensare di sognare. Sì, lui sì, ha fatto questa escalation, ma ha vinto sul pesante, non si è incontrato con uno straniero che poteva. Bisognerà rivederli nei tre anni? Bravo, quest'anno stiamo correndo praticamente sempre tra di noi, perciò potrebbe essere un cavallo buonissimo, come un discreto cavallo in mezzo a tanti normali. Sei d'accordo, Marco? Indubbiamente la valutazione che hanno fatto
delle nostre corse in termini di rating, mi trova d'accordo, perché non avendo la possibilità di misurarci con i cavalli buoni dobbiamo fidarci un po' delle sensazioni. La sensazione è che sul terreno pesante è un cavallo che è cresciuto molto ed è molto buono. Ora non sappiamo quanto sia andato forte lui o quanto siano andati piano Arpinati e Fanul Piffer, che secondo me in termini assoluti mi avevano dato sempre l'impressione Ricordiamo di essere Arpinati superiore. È stato venduto. È stato venduto anche abbastanza bene. Io considero sul terreno buono Fanul Piffer un cavallo molto buono. Quel giorno non l'ho proprio visto correre, quindi insomma mi aspetto di rivederlo a 3 anni tra i migliori cavalli italiani, perché il modo con il quale ha vinto le corse precedenti era del cavallo impressionante. Quel giorno su quel terreno non ha proprio corso, quindi vanno rivisti. Allora, prima di andare in break pubblicitario, vorrei far concludere a Giuseppe Moscuzza la notizia importantissima, quella là del test a mano sinistra per quanto riguarda la pista e del trotto all'interno delle capannelle. Giuseppe, è una notizia attendibile? Attendibile, anche se la situazione è talmente ingarbugliata, l'ho anche scritto su Gaette, che non bisogna mai attendersi comunicati, perché ormai ogni comunicato fatto sbugiarderebbe se stessi. Quindi quelli che dicevano una cosa, in realtà che finalmente hanno preso in carico i problemi della pista delle capannelle, oltre a Ippo Group, che ha sempre avuto le carte ben scoperte, cioè ha offerto il prodotto che poteva costruire, il Comune di Roma e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quindi, siccome l'input è da parte della base, e poi ieri c'è stata anche una corsa di Rufoli Lung, in cui c'era una specie di anteprima derby, soltanto un paio di cavalli sono riusciti a non sbagliare. A Firenze. Non depone benissimo per il cambio di direzione per cavalli di 3 anni abituati a correre su tutte le altre piste nel senso ordinario. Invece ad Alessandro Andreoni vorrei chiederle che cosa ne pensa di questo incontro richiesto dall'onorevole Castiglione, il sottosegretario del MIPAF, con i presidenti delle categorie che si svolgerà il 4 di dicembre al MIPAF. Cosa si intende per cosa ne penso? Perché mi sembra che ci siano... Quando ci sono incontri che ottengono ben pochi risultati. Cambiano poi i personaggi che diventano nostri interlocutori. Non saprei cosa dire, poi naturalmente ogni volta uno si aspetta che uno È stata invitata anche la Federnat, tu Alessandro sei vicepresidente della Federnat. Sì, la Federnat ha un presidente attivissimo nella persona di Cesare Meli, quindi a un certo punto... Poi Meli, oltre a essere presidente della Federnat, è anche un grosso proprietario di cavalli, e quindi è nelle condizioni di essere una persona in grado di argomentare in più campi. Io penso che in questo momento mi sembra che ci siano due mondi. Una che è l'ippica, quella che corre tutti i giorni, mi sembra la canzone di Patti Pravo, e dimmi che non vuoi morire un tempo. E che continua non solo a vivere, non solo non vuole morire, ma è un momento che sia il galoppo che il trotto dimostrano una vitalità che è veramente elogiabile. E dall'altra parte c'è una serie di personaggi che si susseguono, non c'è possibilità di interloquire con nessuno, per cui l'uomo della strada si chiede: ma che ci sarà domani, dopodomani, che cosa può succedere? Tutto adesso qua. Ci sarà la pubblicità. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, lieti di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. ANAC, cavalli italiani, cavalli vincenti.
Sicurezza, valore, comfort. È questa la personalità che deve avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere EO Residenza Acqua Cetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acqua Cetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello a costi contenuti. Convenzioni e mutui con Intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Residenza Acqua Cetosa Ostiense, residenze con carattere. Vuoi assicurare e tutelare la tua grande passione? Il cavallo? Villa & Partners fa per te, offrendovi assicurazioni specifiche per il tuo bene prezioso. La copertura è possibile per tutte le discipline. Trotto, galoppo, corse ad ostacoli, concorso ippico e per soggetti di tutte le fasce d'età. Puledri Falls e Yearling, cavalli in corsa, stalloni e fattrici. Tutte le garanzie assicurative per il vostro cavallo. Villa & Partners. La sicurezza per l'amico di una vita. Bentornati in studio, seconda parte di No Problem Ippica. Andiamo a continuare il discorso che aveva quasi concluso Alessandro Andreoni riguardante un po' la crisi del nostro settore e l'incontro che ci sarà il 4 dicembre richiesto dall'onorevole Castiglione all'interno del MIPAF. E vorrei coinvolgere Giuseppe Moscuzza perché era presente insieme a me a una riunione della rappresentanza unitaria che ha firmato e condiviso un documento con richiesta di 3 punti strategici per il rilancio del settore già mandato appunto al MIPAF per quanto riguarda questa riunione. Giuseppe, mi sembra una buona idea cercare di fare un po' di unità in questo settore che purtroppo è sempre diviso. Su questo hanno sempre giocato le forze di restaurazione, cioè quelli che non vogliono dare la riforma, quelli che vogliono assolutamente lavorare in dumping, eccetera. Tutto quello che ci ha portato a questo, in questo cul-de-sac. E convocare 50 e passa persone, compresi universitari e compagnia, cioè categorie non cardine, per usare un eufemismo, dell'Ippica, siamo tutti importanti, però dovendo studiare una riforma, le stesse categorie hanno individuato dei pilastri, che sono 4, che sono i tesserati, gli ippodromi, gli allevatori e i proprietari, e lavoriamo su questi 4. Avere 50 inviti vuol dire, una volta di più, siete tutti qui, siete divisi e ci avremmo sentito le stesse tarantelle. Nella riunione di categoria che c'è stata ieri hanno deciso alcune cose, vediamo se le riescono a portarle avanti, cioè che parla una sola persona e dice le cose che devono essere dette in quella sede, la riforma basata di 3 punti succinti, concordatissimi, perché c'è poco da fare, non possono continuare a non pagare. L'Ippica non ha più soldi. Ecco, il problema principale, io credo, e qui coinvolgerei di nuovo Alessandro Andreoni, che è anche proprietario ormai da tantissimi anni di cavalli al trotto, qui se non si pagano i professionisti e se non arrivano i soldi ai proprietari, la filiera ippica si ferma perché poi il fornitore non prende i soldi, il fantino, il driver, l'allenatore non può prendere o la pensione o la monta. Quindi è tutto un meccanismo, un ingranaggio che se questi pagamenti benedetti non vengono fatti o vengono fatti a tempo così lungo, non c'è salvezza. Ma tu mi chiedi coinvolgere Sandro Andreoni, ma in realtà quello che accade è che qualche cosa che ci lascia un po'
interdetti, perché non solo non, i pagamenti non arrivano, ma i pagamenti vengono effettuati da personaggi e strutture diverse, per cui io, piccolo proprietario, piccolo allevatore, mi ritrovo che ogni tanto mi arrivano dei premi, faccio un esempio, giugno di quest'anno, e mi deve arrivare ancora dei premi marzo 2012. Se io chiedo a qualcuno, ma chi me li deve dare? Ah no, quelli ci pensa il Ministero. E questi da chi mi arrivano? Ah, non lo so. Insomma, sono cose che c'è una totale mancanza di chiarezza, unita, adesso smetto di scherzare, parlo seriamente, all'impossibilità di avere un interlocutore. Cioè, adesso credo che tutti gli uffici ex Assi sono stati trasferiti al MIPAF. Esatto. Con chi si parla? Credo che se uno si presenta là solo per avere notizie, non c'ha la possibilità di incontrare nessuno. Anche perché se facciamo un giro di opinioni in studio, le vado io a Giuseppe che facciamo un altro mestiere, ecco, chiedo a Gabriele Biedolini, penso che sta indietro di parecchio tempo per quanto riguarda le monte, no Gabriele? Non ne parliamo, è un tasto molto dolente questo qui. Ci troviamo davanti a situazioni difficilissime, dobbiamo chiedere continuazione le monte a allenatori, a proprietari, ma che giustamente vediamo anche loro in grave difficoltà, perciò noi da una parte stiamo in difficoltà, dall'altra viviamo le difficoltà di tutti, è una situazione difficile. Ancora più in difficoltà stanno i proprietari e gli allenatori che devono gestire i proprietari, no Marco? Quindi anche voi, tu poi sei anche proprietario, quindi sai un po' tutta la filiera ippica. Quello che può aver compromesso senza i pagamenti o quantomeno l'arrivo di questi soldi in tempi un pochino più brevi, no Marco? Indubbiamente dobbiamo considerare che il proprietario di cavalli, l'ippica, nonostante nell'ultimo periodo non sembrava esserlo, continua a essere uno sport da ricchi, diciamo così. Quindi il proprietario che mantiene un cavallo in teoria dovrebbe poterlo continuare a mantenere, ma mantenerne una scuderia di 10 o 15 quando non ti pagano i premi significherebbe andare ad attingere da non si sa quali fondi con dei soldi difficilmente giustificabili, e sappiamo che il regime fiscale che c'è in Italia adesso non ti consente di prendere neanche più di 1000 euro al bancomat, no? Quindi le difficoltà anche di proprietari facoltosi che potrebbero farlo sono proprio legate al fatto che abbiamo le mani legate, quindi insomma avendoli poi già vinti quei soldi molto spesso dei proprietari si trovano a dover anticipare delle somme ingenti e a dover incassare magari 200.000 euro di premi da non si sa chi. Come noi abbiamo un esempio lampante con i cugini tra virgolette francesi, no? Che anche loro hanno notevoli problemi, perché sicuramente anche in Francia c'è la crisi, sappiamo tutti quanti, la crisi è mondiale, però lo sport dell'ippica va avanti. Tra parentesi c'è stata una manifestazione proprio ieri di 30.000 persone che sono andate in piazza a reclamare i loro diritti per quanto riguarda l'ippica, tutti insieme, perché volevano tassare al 20% con l'IVA appunto il mondo dei cavalli. E sulle immagini del Bretagna vorrei far intervenire di nuovo Alessandro Andreoni. Vedi Alessandro, c'è un popolo, quello francese, che si unisce intorno al loro sport, uno degli sport nazionali, parliamoci chiaro, l'ippica è uno sport nazionale. E quando si corrono queste prove di preparazione, le quattro prove, e questa è la prima, il Bretagne, per la grande corsa che ci sarà a fine gennaio, il Prix d'Amérique, si ferma la Francia e tutti si dedicano al mondo dei cavalli. Sì, ma questo è un paragone che non è più proponibile. Insomma, in Francia il trotto fa parte della vita dei francesi, se ben ricordo. Io un paio di volte mi sono trovato in albergo, accendere la televisione e sentire il telegiornale che finiva dando l'arrivo del Tiercé. Insomma, i nostri telegiornali non sanno nemmeno che cos'è la scommessa Tris, a parte la differenza di importanza. Quindi voler ogni volta chiamare in causa qualche cosa che proprio anni luce lontano da noi, per capacità, efficienza, lasciamo perdere puntualità di pagamenti che credo avvengano nei 15 giorni successivi alla vincita del premio,
insomma è una cosa inutile, è bello così, ce lo guardiamo invidiandolo, ma non mi sembra una cosa, un confronto proponibile. L'aspetto tecnico ha dato due risultati, questo della vittoria di questo cavallo Ulan Duval a sorpresissima e poi il ritiro di razza di Manuai Saez, Giuseppe, è stato comunicato quest'oggi, il cavallo allevato in Italia. Quindi perdiamo l'unico nostro rappresentante qualificato, perché la qualificazione è in base alle somme vinte. Ma c'è da dire una cosa a suffragio di quello che sosteneva prima Sandro, che stava a Parigi un giorno dell'America di Urasì e Urasì all'improvviso ebbe, nella mattinata stessa ebbe un blocco renale e quindi non riusciva a liberarsi e all'improvviso un pannicello, una cosa, una mano, un aiuto del veterinario si è riuscito a liberare. Hanno interrotto il telegiornale politico come seconda notizia della prima rete francese. Fermi tutti, apprendiamo che in questo momento apprendiamo che Urasì si è liberato, quindi sarà regolato. Questo è un dispositivo di impatto con l'informazione che noi ci sogniamo assolutamente. Vi invito ad andare a vedere il video su come sarà ripristinato il Midlands, con quale tecnologia abbiamo commentato prima con Marco Oppo, che siamo rimasti veramente, veramente allibiti di come si possa raggiungere un livello tecnologico così spettacolare. Questo fanno gli altri paesi e noi dovremmo seguire questa strada. Bene, stiamo vedendo la vittoriosa cavalcata, non si può dire perché è una corsa al trotto, guidata anche da questo giovane festante su questo cavallo Ulan Duval, che ha staccato il biglietto per l'Americ perché non aveva le somme vinte questo cavallo e vince la prima B di preparazione, il Bretagne, per quanto riguarda la grande corsa che si svolgerà, lo ripeto, l'ultimo giorno di gennaio, l'ultima settimana di gennaio. Noi possiamo anche rientrare in studio e continuare il nostro dibattito tornando alla nostra Italia. Ci sono state le qualifiche per quanto riguarda i giovani cavalli di 2 anni al Gran Criterium, che si svolgerà poi domenica 8 dicembre, la finalissima a Treviso, poi vedremo anche la grafica dei partenti. Ci andiamo a vedere le due batterie di qualificazione per quanto riguarda Torino. A Torino qui c'è un cavallo veramente speciale, se no Beppe, un cavallo importante, un cavallo che vince alla grande la sua batteria, da cavallo sicuramente importante. Se ricordi, Rolando, proprio qui, quando si stavano formando i campi dei partenti, attenzione, vi dissi a questa trasmissione, viene Specialis, che è veramente un gran buon cavallo, è garantito da Stig Johansson, è imbattuto nella sua carriera. Abbiamo prima Symphony Rock, un'altra bella storia di donne e cavalli, perché questa Symphony Rock è guidata da una donna, una Amazzone, che vince, diciamo, una sua prima corsa importantissima, perché la qualifica al Gran Criterium con questo cavallo Symphony Rock è sicuramente eclatante. L'avremo anche in un'intervista effettuata al termine della corsa da parte di Elisabetta Busso. Ecco, partiamo da Symphony Rock. Stanno lavorando veramente bene con questo allevamento, i Rock, la famiglia Rocca. A me sembra che Symphony Rock sia l'unica vera sorpresa della Domenica dei Puledri, perché è un cavallo che si è fatto la corsa veramente girando costantemente di fuori, cosa che almeno in Italia non avviene più. Onestamente questo speciale sarà pure un buon cavallo, però ha vinto con un prego s'accomodi che tutti gli hanno riservato, per cui oggi io direi novità assoluta che ci fa incuriosire è Symphony Rock, e poi i due cavalli imbattuti che a distanza di 10 minuti hanno perso la loro imbattibilità, quello di Bellei e quello di Andreghetti, esatto. Insomma, una a Napoli e una a Torino. Esatto, quello a Torino. Qui stiamo vedendo Symphony Rock, corre tutto all'esterno, il numero 7, Beppe, veramente una bella prestazione, come ha sottolineato Alessandro Andreoni. Spettacolosa, è il miglior tempo tra l'altro. C'è un particolare, io mi piace seguire questa guidatrice, che secondo me non solo guida bene, ma ha un suo modo di guidare, che è quello di correre molto all'attesa.
Se in questa occasione non lo ha fatto, vuol dire che sapeva benissimo il valore del cavallo. È vero. Prego, Beppe. No, non è possibile non tifare per questa ragazza, perché sia per la famiglia dei Racca, che tutti quanti noi ben conosciamo, sia perché Rocca, che è il titolare, proprietario, una dinastia dei Rocca, si è affidata in toto a queste ragazze. La veterinaria è la Carlotta D'Agostino, che è un'altra amazzone, un gentleman, praticamente una Michela Rocca del... Guarda come comanda da driver consumata proprio. No, è veramente ha un tempismo. Sì, però chi li prepara è uno molto capace. È sempre in cabina di regia, c'è sempre l'esperienza dietro, evidente. E naturalmente è il binomio che conta, esperto e giovane, completamente sfrontata, coraggiosissima come Michela, e anche come dicevi. E sentiamo la Michela Racca proprio ai microfoni di Elisabetta Busso. Guarda, non so dove è tua nonna, ma mezz'ora fa glielo dicevo, io sogno di premiare Michela in un gran premio qua a Torino. Vincere un gran premio a casa è un'enorme soddisfazione. Poi la cavalla ha dimostrato veramente di essere una cavalla buona. Ha un po' di problemi caratteriali, però fossero tutti così. Come ha detto zio Salvio Napoli, che bella sinfonia. E che sinfonia oggi. Marco, abbiamo una domanda io e Mario da farti. Hai due cavalle in finale, Salvia e Symphony. E chi li guideranno? Ma decideremo con calma, dai. Adesso godiamoci questo momento qui. Te l'aspettavi? Io ci spero sempre. Dire che me l'aspettavo in questa corsa qui, che era difficilissima, non è poi così vero, però io spero sempre e faccio bene a sperare. Quanto è brava Michela? Molto brava. Bene, noi ci andiamo a vedere ora le immagini dell'altra batteria, veramente una batteria adesso al maschile, quella di prima al femminile, dove c'è Specialist che vince. Andiamo con le immagini, poi dopo fra poco qualche secondo ancora avremo un collegamento con Salvatore Mattii. E fra qualche minuto stiamo vedendo proprio Specialist, questo cavallo venuto dalla Svezia con Riccardi Elson in sediolo. Guardate che bel cavallo, e questo sarà il favorito del Gran Criterium. Questo Edilson però si è già espresso nel dopo corsa dicendo di essersi trovato in difficoltà, e questo forse Sandro non l'ha sentito, perché le piste di Torino hanno una addirittura sterminata, come ben tutti noi sappiamo, ma anche delle curve a raggio un po' stretto, e quindi provenendo da piste con una curva ben più larga, potete vedere che alla fine dell'ultima curva si è dovuto prendere un bel po' di crevasse, perché ha dato un po' il collo, non capiva bene dove avesse scurvato e cosa l'aspettava. Poi si è disteso, secondo me si è disteso molto bene. È chiaro che l'hanno mandato via tutti, si è trovato ad andare in testa. E ha vinto da cavallo superiore. Io chiederei a Alessandro Andreoni se è d'accordo con questa nuova formula per quanto riguarda il Gran Criterium, le batterie e la finalissima, poi la vedremo in grafica a Treviso domenica 8 dicembre. Ma è una formula, poi se uno è d'accordo o non è d'accordo, ma insomma è una formula che si può diventare anche un'abitudine, insomma, non... Anche perché le corse sono tutte a 1.600, quindi i giovani cavalli hanno la possibilità di crescere, non no? Ci i sono, due anni. Non ci sono campi affollati, il che depone molto sulla regolarità delle corse. Sono delle formule, si può scegliere o questa qui e mantenerla anche per il futuro. Passiamo a Napoli, andiamoci a vedere la prima batteria di Napoli, così la commentiamo insieme, anche perché Alessandro Andreoni era presente a Napoli perché correva in una corsa giornalisti universitari, tra parentesi ha fatto quarto, quindi complimenti ancora. Lasciamo perdere. Ancora gliele dà anche ai giovani, no, lasciamo Alessandro? E andiamoci a vedere le due batterie interessantissime, questa qui è quella di Sirena D'Asolo, qui Stankovic, ok, sembrava avere vita facile, lo vediamo entrare in dirittura d'arrivo in mano ad Enrico Bellei, e poi succede quello che non dovrebbe mai succedere a un trottatore. Ma è un trottatore che porta i lacconi. I lacconi vuol dire piccoli problemi d'andatura, che in una corsa precedente, mi trovavo sempre a Napoli, non si erano manifestati. Qui non so come, perché proprio il cavallo dominava con estrema facilità, di colpo ha cambiato un po' azione,
ed è accaduto lì irreparabile. Qui è il primo giro, logicamente il passaggio davanti alle tribune, Beppe Stankovic ok, perde la sua imbattibilità, però rimane sempre un gran cavallo. No, no, su questo non c'è dubbio, e su questa imbattibilità non vorrei essere accusato di blasfemia, ma credo che Enrico non sia del tutto innocente. Perché? Perché giustamente ha detto qui stiamo parlando solo di batterie, è inutile che apro i rubinetti, come si dice in gergo. I rubinetti, quindi ha visto che bene o male non c'erano cavalli in grado di impensierirlo, perché anche la futura vincitrice si è ben guardata da fare voli pindarici, ha accettato il ritmo imposto. In retta d'arrivo ha detto qui non si sa mai, fammi controllare vuol dire che il cavallo si è un filino rilasciato e immediatamente non ha più trovato il passaggio, si è prima chiuso d'ambio proprio per evitare di bastonarsi, e dall'ambio al galoppo è stato tutt'uno, anche con l'ambio sarebbe stato squalificato. D'altra ecco parte. Qua il momento cruciale, l'entrata addirittura arrivo sembrerebbe facile per Enrico Bellè, frustino indietro, qui il cavallo inizia a disunirsi, lui gira il frustino giustamente per tenerlo sotto pressione e qui eccolo qua e si butta di galoppo e vince Sirena d'Asolo. Complimenti a Vincenzo Luongo che ci ha creduto fino alla fine, anche se sicuramente non si aspettava questo epilogo da thrilling, no Alessandro? È stata per Bellè una giornata particolare, perché lui aveva già perso una corsa con un cavallo favoritissimo che mi pare si chiami President, battuto di Luigi Colasanti. Sì, esatto. Battuto da un cavallo di Mario Minopoli in costante progresso. Perfect Step, cioè, LF. È un cavallo che viene dalle corse minori e che Mario veramente ne ha fatto un ottimo cavallo. Quindi Bellè perde la corsa con President, perde la corsa con Stankovic e poi, per farsi perdonare dal pubblico dei giocatori, si è inventato due corse nelle quali non poteva guidare meglio. È vero. Quindi è un 2-2 che ha lasciato tutti contenti. Ci andiamo a vedere l'ultima qualifica per quanto riguarda Agnano per il Gran Criterium, poi vedremo la grafica dei partenti. Allora andiamocela a vedere velocemente. Eccolo qua, e qui vince questo Spinello Jet, anche questo direi da buon cavallo e testimonia il bel lavoro che sta facendo questo Romeo Gallucci, sempre più bravo in sediolo, il ragioniere come viene soprannominato da Salvio Cervone, no Beppe? Ormai non sbaglia un colpo. Anche perché ormai, malgrado la giovanissima età, Skyline ha detto che si è impegnato, ha detto a tutti, se basta capirlo, se è impegnato in testa l'arrivo non lo fa. Lui si è trovato dietro uno che stava in testa e tirava. Parliamo del Varenne Skyline Deni che sposta adesso. Esatto, corre bene anche Sasha che è quarto, il cavallo si di gira Gallucci, spera che di Dario Battistini gli dà sì, certamente prego. La via libera, vedi, perché appunto l'ha dichiarato anche nel dopo corsa il nostro amico Gallucci e ha detto io, questo andava in testa, tirava via, io mi raccavo i baffi sostanzialmente. Che chance penso possono avere questi cavalli che stai vedendo, Alessandro, nella finalissima? Spinello Jet e logicamente Skyline Danny. Non ti so dire proprio niente. Mi sembra che la sconfitta di Stankovic e la sconfitta di Sachmo a Torino abbiano molto rivoltato le carte. No? In questo momento uno può pensare che a Treviso ci potrà essere una corsa molto aperta. Certo, questo Specialis rimane così un indiziato, può essere una bellissima corsa. Bene, stiamo vedendo l'ultima curva con al comando Skyline Deni, VP dell'Annunziata, Spinello Jet in attesa addirittura d'arrivo, tutto nelle mani di Romeo Gallucci, e fra poco vedremo l'epilogo con la vittoria appunto di Romeo Gallucci in sediolo a Spinello Jet, e fra poco vedremo anche la grafica dei finalisti. L'8 dicembre sarà la finale. Attenzione, no? Che si sta avvicinando con la giubba di botte, direi. Esatto. Poi tra parentesi, ecco, al terzo posto c'è Serpillo Spin. Serpillo Spin è il cavallo di Zibi Boniek, che so è stato visto in particolar modo piacevole da diversi proprietari napoletani, Alessandro. Sì, ho ricevuto una telefonata di un proprietario napoletano che, sapendo della mia amicizia con Boniek, a un certo punto mi chiedeva: ma lei pensa che il cavallo è in vendita? E
ho cercato naturalmente Boniek, che sta in Polonia in questi giorni, gli ho fatto questa domanda, ci ha pensato uno o due giorni, poi mi ha chiamato e ha detto ma per il momento restiamo così. Quindi ci sono due pazzi in Italia in questo momento nel mondo dei cavalli, uno che vuol comprare un cavallo e l'altro che è Zibi Boniek che non lo vuole vendere e correrà a Treviso il Gran Criterium Memorial Bepi Biasuzzi, ricordiamolo, l'8 dicembre. Stiamo vedendo i 12 qualificati alla finalissima con Serpillo Spin, che avrà il numero 9, per il momento è dichiarato. Mi ha anche detto Ervin Botta in sediolo, ma penso sia stato contattato Bellei. Esattamente, mi ha anche detto, dice, ma che ne pensi se Bellei è libero? Siccome Boniek è una persona che, ippicamente parlando, io lo prendo in giro, non è molto preparato, gli dico. Però ha un merito, che quello che fa lo fa con la sua testa, senza chiedere niente a nessuno. E con grande passione. E con grande passione. Passione che sicuramente ora andremo ad ascoltare in collegamento telefonico in diretta con l'ippodromo di Monte Giorgio, dove è pronto Salvatore Mattii, 25 anni di Palio dei Comuni. Buonasera Salvatore, benvenuto a No Problem Ippica. Buonasera Rolando, un salutone a tutti. Ciao Salvatore. Allora abbiamo in studio. Ciao Beppe. Ecco Beppe, Marco Oppo, Alessandro Andreoni, l'hai ascoltato mentre parlava di Zibi Boniek, nostro grandissimo e suo amico personale, e poi c'è anche Gabriele Bietolini che ti saluta. Allora Salvatore, un 25esimo anno che sembra l'altro giorno che hai iniziato il Palio dei Comuni a Monte Giorgio, nella bomboniera delle Marche. Ho spiegato che ancora tutto resiste perché c'è una passione, c'è un amore per il palio da parte degli amministratori, dei sindaci, dei comitati promotori per la ricerca del cavallo, ma soprattutto c'è una cosa che regge questa manifestazione, è la delibera comunale. Quindi qui non si partecipa perché solo o un gruppo di persone decidono di partecipare, ma perché c'è un intero comune che decide attraverso una delibera comunale di partecipare al palio, di metterci la faccia, di metterci le risorse e di dare nella stessa delibera i compiti a chi sarà delegato per preparare il palio. Stiamo vedendo le immagini del servizio che ha confezionato Giuseppe Boscuzza per Unire TV, appunto, che riguardano un po' tutta la storia del palio, no? La passione per dei proprietari, abbiamo visto tutta la parte enogastronomica del territorio, la messa prima della benedizione del palio, veramente una tradizione e quest'anno un'attesa ancora più forte. Non ho capito la domanda. Un'attesa ancora più forte quest'anno, no? Il 25esimo anno, anche se è un momento di restrizioni, di crisi, però guarda, è incredibile, perché quest'anno la partecipazione è stata addirittura esagerata, perché pensa che ci sono 10 cene che hanno già fatto il tutto esaurito e ci sono numerosissimi sponsor piccoli, tutti piccoli, ma poi tu lo sai che i piccoli fanno il grande. Quindi, vero, bravo. E quindi dai possibilità a tutti di far vedere le loro aziende e di promuoverle, e logicamente anche voi avete un gruppo di sponsor appunto per questo palio. C'è Alessandro Andreoni che ti voleva salutare, ti voleva fare una domanda. Sì, sono... Come stai innanzitutto? Come stai? L'ultima volta... Sto benone, ti abbraccio forte. Ecco, l'ultima volta ricordo un bellissimo Federnat che avete messo in scena nella vostra regione, in uno stupendo posto che mi pare fosse l'abbazia di Farfa, no? L'abbazia di Fiastra, siamo andati all'abbazia di Fiastra. Una cosa stupenda, sì, che è raro vedere. Che ti devo dire? Ne ho visti qualcuno di questi pali, per noi che veniamo da fuori, l'unica cosa è che dura tanto, per cui il nostro problema dopo una giornata di grande divertimento e di grande passione e dopo essere stati con gli amici rimane il fatto di dover tornare a Roma. Inizierà alle ore 12, quindi sappiamo, ecco, prendo spunto dalla domanda di Alessandro. Iniziamo alle 13, abbiamo tagliato qualcosa, iniziamo alle 13. Allora stiamo tutti tranquilli. Alle 13 ci sarà una novità straordinaria, io credo, per la prima volta 12 telecamere con un braccio mobile in HD, sarà trasmesso tutto l'evento.
Tutto l'evento sarà allora, diciamo che alle 13 si inizia con gli stand gastronomici dei comuni e ce ne saranno tanti, prezzi popolarissimi, addirittura si parla di 2 euro per un pranzo completo. Quindi e poi questo sforzo straordinario, per cui io ringrazio SNAI, ringrazio il Ministero, ringrazio veramente tutta l'Ippica italiana per questo sforzo clamoroso di 12 telecamere in HD di un abbiamo canale il promo dedicato proprio per l'HD. Com'è? Prego, abbiamo il promo che fra poco metteremo in onda per l'HD di domenica. Dedicato, il canale 219, lo ricordo, sarà dedicato totalmente all'evento del Palio dei Comuni e poi ci sarà la corsa iniziale, che è una cosa, ogni campione, ogni comune un campione, che in cui addirittura correranno gli amministratori locali. È una cosa completamente nuova. Salvatore, preoccupatevi della Croce Rossa. Ma guarda, noi ci preoccupiamo dell'incolumità nelle corse normali, non in queste dove la gente corre per passione, per divertimento e per amore. È vero, è vero. Allora, un'ultima domanda da parte di Giuseppe Moscuzza per te e poi ti salutiamo, Salvatore. Beppe. Sì, ciao. Ma mi sa che Salvatore che quest'anno vince ancora fermo, fatemene una ragione. Di nuovo guarda, fermo, McGrath SSM imbattibile. Io ti dico una cosa, ne ho viste tante nella mia vita, ho visto poche volte vincere i favoriti netti e ho visto tante volte perdere i favoriti netti, quindi vedremo cosa dirà il campo. Bene, allora l'appuntamento è domenica, Salvatore. A domenica. Anzi, domenica, io sabato, perché 13. Sarò chi con te alle cene. Chi non può venire può seguire in HD sul canale 219 tutto l'evento. Bocca al lupo a tutti. Grazie. Bocca al lupo. Grazie, ciao Salva. A sabato. Bene, allora siamo veramente in chiusura di trasmissione. Io stavo seguendo sia Gabriele Bedolini che Marco Oppo con gli occhi, perché seguivano il trotto. Ormai ci dovete convivere col trotto, Gabriele, perché fra poco si apre la pista a Capannelle. Io lo spingo per trotto montato. Il trotto montato, dici, così sei anche tu protagonista. Certo. E tu, Marco? Io invece ho di nuovo una chance, perché essendo troppo pesante per fare il fantino e neanche poi così abile come Gabriele, a quel punto può darsi che mi riscopro magari driver. Non sei mai salito mai su un sulky? Su no, ma lo farò presto, insomma, questa sarà l'occasione per provare. Bene, bene. Poi, tra parentesi, domenica ci sarà un altro appuntamento, sicuramente per i puri del trotto, il trofeo delle regioni, non ce lo dimentichiamo, no Alessandro? Beh, è una delle, a Firenze, sì, è una delle corse importanti della nostra categoria e ogni anno i gran premi dei gentleman, che sono il premio Federnate, il campionato italiano e il trofeo delle regioni, sono corse itineranti, per cui ogni anno una regione ospita queste corse qua. E domenica Firenze sarà per il Lazio, se non tutti, tutti a mano destra. Se non vado errato, Sallustio e chi parteciperà per il Lazio? Credo Palladino. E Palladino. Credo, bene, sì. Quindi un grosso in e bocca. E poi vogliamo dire una cosa. Sì. Insieme ai nostri amici di Milano, i gentleman romani sono stati più colpiti da quello che è successo nell'Ippica, cioè noi siamo una categoria che di fatto da dieci mesi non esiste. Ogni tanto andiamo a Pescara, andiamo non essendoci a più nell'ippodromo di San Siro né Tor di Valle, andiamo a Garigliano, ma in fondo ci piacerebbe rivederci, rincontrarci tutti, sapendo che in fondo casa nostra diventa Gare Capannelle. Bene, allora parto proprio da te con i saluti, i ringraziamenti, un grosso in bocca al lupo per quanto riguarda magari qualche altra tua corsa, no Alessandro? Perché io ti seguo sempre. Sempre, io sono un ex a tutti gli effetti. Non è vero, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e salutiamo anche Gabriele Bietolini. Gabriele, grazie, speriamo che non problemi più, ti ha sempre portato fortuna, perché non ci scordiamo, hai vinto un gruppo 2 con San Bernardo proprio prima dell'incidente, una settimana prima. Sì, quindi sì. Noi ti auguriamo pronta guarigione a questo punto, ti abbiamo fatto venire da infortunato, ti rivolgiamo da protagonista. Speriamo bene, sì, sicuramente passa presto. Comunque, non per ultimo, ma con grande calore e grande abbraccio, voglio dare un caloroso abbraccio a tutti gli amici sardi.
È vero. Ci uniamo tutti quanti, bravissimo, anche perché la Sardegna è stata colpita, come sappiamo, dall'alluvione ed è un popolo veramente umile e dignitoso e sta ricostruendo. È una terra di grandi fantini. Di grandi fantini, esatto, di grande passione anche per il cavallo. Vado a salutare Marco Oppo, grazie Marco di essere stato qui con noi. Grazie a voi tutti e alla prossima. E poi in conclusione anche Giuseppe Moscuzza con l'appuntamento la prossima settimana. Grazie Giuseppe. Grazie a tutti, arrivederci. L'appuntamento logicamente per venerdì prossimo, se vorrete rivedere la nostra trasmissione sul nostro sito YouTube di No Problem Ippica, e come sempre con No Problem Ippica sei sempre a cavallo. Buonanotte a tutti.